Liberi.tv, Riccardo Cristiano Cleto, dalla Svizzera. Sì, tua cognata. Non lo possiamo dire, se no lo sanno tutti. Comunque ecco, invitata qui ad apprezzare le bellezze di Cleto. Certo, è molto bello, veramente. Anna, cosa pensi del castello, di quello che c'è intorno, del panorama che insomma si vede non solo da questo castello ma anche dall'altro castello? È molto bello, anche l'altro castello di Cleto, ci siamo stati l'anno scorso ad ottobre e ci è piaciuto moltissimo. Bisogna valorizzare la Calabria, tu sei abiti in un posto, la Svizzera, che valorizza tutto. È vero. La Calabria, come l'Italia in generale, manca forse di questo, cioè bisogna valorizzare più il territorio e soprattutto le strade, migliorare le strade. Anche, specialmente per salire qui, quella si dovrebbe migliorare veramente. Comunque... Però il posto ne vale, perché è molto molto bello, quello stavamo dicendo con Simona. Quindi parlane su Facebook, dici alle persone di scendere in Calabria e di venire a Cleto. Come no? Perfetto. A Cleto, a vedere i due castelli. Perché sono tutti e due veramente molto molto belli. Liberi.tv, Riccardo Cristiano. L'importanza di valorizzare luoghi bellissimi come questo, come Cleto, come il secondo castello, perché il primo è quello che è un castello civile, quanto importa, diciamo, alla Calabria e soprattutto al turismo? Ma guarda, da bolognese, perché noi abitando a Bologna, avendo qui, diciamo così, tutta la famiglia, è una cosa fantastica. Ho sempre detto che valorizzare paesi come questi, dove comunque il recupero di situazioni, diciamo così, che possono portare turisti e muovere l'indotto del turismo e del commercio, insomma, è importantissimo. Anche perché la Calabria ha la fortuna di essere in un posto, non è un'isola, però per le coste, diciamo, che ci sono, per le vicinanze, insomma, alle montagne, per il clima, per i beni culturali che ci circondano, vanno soltanto, diciamo, valorizzati e forse sistemate le strade, i mezzi, diciamo, di comunicazione. Qui entriamo in una... e non ci usciamo più da questo tunnel. Credo che l'importante, già quest'anno è stata terminata la Salerno-Reggio Calabria, è un'opera importante. Quindi questa vuol dire riuscire a portare i turisti in Calabria. Quando hai mare, montagna, sole e buon cibo, il resto saranno i calabresi che dovranno iniziare a valorizzare quelli che sono i loro diciamo così, punti di forza, che sono questi. Ecco. Perfetto, perfetto. Liberi TV, Cleto, quanto è importante valorizzare il territorio? Tanto, tanto. E lei è di Cleto? No. Però è venuta a Cleto e sa che adesso c'è questo castello, che ce n'è un altro addirittura, e che comunque c'è una vicinanza al mare spettacolare, soltanto 10 minuti, quindi c'è collina con tantissimi uliveti bellissimi e c'è questo castello. È bello, è la prima volta che lo vedo, però è bello. Lei pensa che questo castello, oltre a essere appunto visitato, ma potrà per esempio per il futuro ospitare magari dei matrimoni, degli eventi? Magari. Io so che per esempio qui, da qui a qualche giorno, ci sarà uno spettacolo teatrale. Ah, non lo sapevo. Quindi se va sul sito del comune di Cleto, comunque si informa su Facebook, sicuramente troverà l'evento pubblicizzato, perché questo è l'inizio di qualcosa di bello che sicuramente arricchirà... Mi fa piacere, perché è una cosa molto bella, peccato che l'hanno deturpato per altre cose, però... Migliorerà. Speriamo. Buona serata. Grazie. Grazie.